ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Lasciato alle spalle il fiume Flegetonte, i due poeti entrano nel secondo girone del settimo cerchio, occupato da una selva intricata, scura, con alberi senza frutti e ricoperti da spine avvelenate. Dante si meraviglia, perché ode dei lamenti senza vedere nessuno. Virgilio lo invita a troncare la frasca di un albero. Dopo aver eseguito l'ordine, Dante viene investito da un urlo orribile. «Perché mi schiante?» Dal ramoscello spezzato escono insieme lamenti e sangue. Dante chiede scusa alla singolare creatura e la interroga sulla sua vicenda terrena. Lo spirito imprigionato nel cespuglio è Pier della Vigna, ministro e consigliere dell'imperatore Federico II. Fu tanto fedele al suo compito che giunse a suicidarsi quando il suo sovrano, nel 1249, lo fece imprigionare e accecare perché ingiustamente sospettato di avere ordito una congiura. Davanti ai due poeti, Pier della Vigna giura di non avere mai tradito il suo signore e chiede loro di fare giustizia almeno alla sua memoria. Dante prova compassione per questa nobile vittima dell'invidia umana. Interviene allora Virgilio, che interroga Pier della Vigna sull'origine e la natura della sua pena. Dopo un sospiro, la pianta riprende a parlare e spiega che le anime dei suicidi vengono gettate da Minosse qui nel settimo cerchio, dove cadono a caso sotto forma di semi. Poi germogliano e crescono dando vita a una selva intricata, dove nidificano le orribili arpie, che si nutrono delle foglie, provocando il loro dolore e i loro lamenti. Alla fine dei tempi, le anime dannate dovranno recuperare i propri corpi, trascinarli fino a questo girone e appenderli agli alberi come a un patibolo, esposti alla ferocia delle arpie. La trasformazione dell'uomo in pianta è dovuta alla legge del contrappasso, che punisce così i suicidi per la loro scelta di spezzare l'unità tra corpo e anima voluta da Dio. Mentre i due poeti stanno ancora dialogando con Pier della Vigna, sono sorpresi da un frastuono, prodotto come da una battuta di caccia. Alla loro sinistra compaiono di corsa due dannati nudi e graffiati dai cespugli spinosi, che implorano inutilmente la morte. Sono due scialacquatori, inseguiti da due cagne nere. Il primo riesce a fuggire, mentre il secondo, sfinito, si getta sotto un cespuglio e lì viene raggiunto e sbranato orribilmente dalle cagne. Virgilio si avvicina all'arbusto, anch'esso straziato dalla feroce caccia al dannato, che si lamenta, rimproverandolo di aver inutilmente danneggiato entrambi. È un anonimo fiorentino che si suicidò impiccandosi a casa sua. Io fei gibetto a me delle mie case.